Care amiche e cari amici di Runner 451, allora, un poco più di un mese fa ho pensato, a forza di vedere quelle promozioni o quei post disegnati, foto, eccetera, fai così tutti i giorni per X minuti e vedrai che modifiche avrà il tuo corpo. E ho detto, va bene, allora adesso prova ad allenare il core per 30 volte per 30 giorni, vediamo cosa succede. Partiamo da una premessa. L'allenamento del core è fondamentale per chi corre, chi allena lo sa. E ci sono diverse ricerche che dimostrano come l'allenamento del core riduca il rischio di infortuni tra il 40 e il 50%, oltre che migliorare la performance. Perché? Perché un allenamento del core, attenzione, core che cos'è? Tutta la parte addominale, la parte lombare, dorsale, ma anche glutei, adduttori, abduttori, cioè tutto quello è il nucleo del nostro corpo, con la traduzione del core, quello che ci dà stabilità, ci dà solidità, ci permette di avere una postura efficiente non solo per un chilometro di prova, ma per tutta una gara e per tutti gli allenamenti. Permette anche che le lunghezze della nostra muscolatura, quindi della catena cinetica posteriore, dello psoas, ovviamente abbinato a esercizi di flessibilità, allo stretching post allenamento, sedute specifiche, perché poi bisogna fare un lavoro organico e globale, ci permette di far star bene. Però poi questo non vuol dire per forza che allenarlo tutti i giorni facendo le stesse cose dia buoni risultati. Chiaramente il mio non è una cosa da riprovare a casa e non è una ricerca scientifica, perché una ricerca scientifica presumerebbe un gruppo che fa un certo tipo di, non quindi solo un individuo, un certo tipo di attività, un gruppo di controllo che non le fa. Verificare con alcuni test scelti ovviamente legati al risultato che si vuole cercare prima della prova e alla fine in questo caso dei 30 giorni e verificare cosa è successo al gruppo A e al gruppo di controllo. Quindi assolutamente non è una ricerca scientifica e non ho, però che cosa? Però si possono trarre alcune conclusioni. Allora, intanto, che esercizi ho fatto? Che cosa facevo? Facevo il plank, quello classico, sugli avambracci, tre serie tra 40 secondi e un minuto, con un recupero uguale alla prova. Poi facevo il ponte, a volte lo facevo appoggiando i piedi su una fitball e altre volte a terra, per cambiare. E anche qui tre serie da 30 secondi con recupero uguale alla prova. Poi facevo il plank laterale una volta sola per lato. Poi vi devo dire una premessa dopo, due premesse importanti, ma ormai finisco di raccontarvi l'esercizio. Facevo dei crunch 3x30, quindi gli addominali classici, con un recupero di 20 o 30 secondi. Facevo un lavoro isometrico sempre per la retta addominale, tenendo la parte lombare ben stesa a terra con le gambe in allungamento, ok? Poi facevo un lavoro per la parte alta, quindi di piegamenti sulle braccia, 3 serie da 10, un lavoro per il lombare, l'esercizio Superman, okay, che li state vedendo tutti. Poi quasi sempre aggiungevo anche un lavoro di alzate laterali per i glutei medi, ok? Quindi anche un po' di forza. Non l'ho fatto sempre perché poi altre volte allenavo la forza e questo è un esercizio. Varie varianti che inserisco sempre. La premessa qual è? Che io il core l'ho sempre allenato, ovviamente non 7 giorni su 7, 2 o 3 volte a settimana. L'altra premessa è che prima di iniziare questa attività ho volutamente per 10-12 giorni, mi sembra, non l'ho allenato, quindi non dico che ripartivo da zero, ovviamente, però ripartivo da una situazione un po' di deallenamento. E poi l'altra premessa è che ho scelto questo tipo di workout esercizi per stare in un'unità di tempo che fosse poi riproducibile da tutti e anche con una difficoltà non alta, nel senso che non è che faccio plank per infiniti minuti, eccetera. Sul plank poi c'è da dire che se uno lo fa male col sedere troppo in alto ci può stare anche 12 minuti e di fatica forse gli viene un po' male ai gomiti, ma fatto bene, 1 minuto è una buona, già inizia ad essere un buono stimolo allenante. Quali sono stati i risultati? Beh, intanto non mi aspettavo che mi comparisse la tartaruga, anche non ho la tartaruga e non ce l'avevo prima e non ce n'è anche alla fine.
Non l'ho fatto su 30 giorni, in tutta onestà, ma ho dovuto fare per necessità di vita privata, eccetera, e di altre cose. L'ho fatto su 35 giorni, su 34 giorni, dove un giorno però ho recuperato facendo una doppia mattina e sera. Sicuramente l'ho sentito sulla corsa, nel senso che dopo 10 giorni che non lo facevo, ho sentito in uscite di 1 ora e mezza, zero affaticamento dalla parte della schiena, della parte dei... non ho avuto problemi su glutei, su anche quei dolorini che magari a volte vengono quando si corre un po' affaticati, non li ho avuti, quindi da questo punto di vista ho avuto dei benefici. C'è da dire che le prime sedute, io adesso vi ho detto i recuperi che avevo pensato sulla teoria, ma cosa è successo? Che ogni tanto ho aggiunto anche qualche esercizio così, quando avevo tempo, però quello c'è da dire che le prime sedute erano sui 22-23 minuti e senza aggiungere esercizi verso la fine, perché ormai gli esercizi erano diventati anche forse troppo semplici, riuscivo a stare dentro il quarto d'ora. Questo che cosa vuol dire? Vuol dire che è una cosa risaputa, ma chiaramente poi provata, è bello quando nelle prove si ritrova il risultato, che è importante variare gli allenamenti. Ok, è vero che il plank è una cosa che io lascerei sempre, anche il ponte, cioè sono esercizi utilissimi per chi corre, però variarli nel, ad esempio come facevo col ponte, ogni tanto con la fitball, ogni tanto senza, anche il plank, ogni tanto ho messo la fitball nei piedi dietro per aumentare l'instabilità e far lavorare un po' di più i miei muscoli, però c'è da dire che fare lo stesso lavoro tutti i giorni non porta, a un certo punto non porta più grandi risultati. C'è anche da dire che il farlo tutti i giorni forse non porta grandi risultati. Chiaramente non è per chi corre, non credo sia necessario, credo che il numero corretto potrebbe essere farlo 3 volte a settimana, una buona seduta di plank all'interno dei 20 minuti, ok? Quindi 1 ora di lavoro a settimana per il runner medio amatoriale. Poi magari nel periodo di costruzione gli dedico più tempo, però è una cosa che non dovrei mai smettere di allenare. Chi allena lo sa che spesso il lunedì della settimana di scarico della gara se lo ritrova in tabella perché comunque vedo che è un buono stimolo e cioè, ci sono ancora cioè una settimana per recuperarlo. Però la variabilità, ma anche il recupero potrebbe essere utile. Non ho provato indolenzimenti, mai, neanche i primi giorni, anche se ho ripreso forse un pochino. Sicuramente bisogna stare attenti, soprattutto quando si fanno degli esercizi come quello che vi ho parlato, isometrico, dove vado con la zona lombare giù e le gambe belle distese, perché lì coinvolgo anche il retto femorale, quindi coinvolgo le gambe, coinvolgo lo psoas, e quindi bisogna stare molto attenti quando si vanno a fare questi tipi di esercizi, abbinare poi un po' di stretching e di flessibilità, perché si rischia di accorciare le catene di lavoro e questo, ricercando la stabilità, può portare altri problemi. In definitiva, mi sono divertito. Una cosa molto importante, avere il fatto di doverlo fare per 30 giorni tutti i giorni, anche se non ci sono riuscito sempre, però quasi sempre, è stato il dover rendere conto a nessuno tranne che a me stesso, ma un obiettivo che mi ha permesso di farne di più, cioè quelle volte che non ne avevo tanta voglia lo facevo lo stesso, e questo devo dire che è un buon insegnamento dal punto di vista mentale. Quello che trago è che adesso per qualche giorno non lo farò, ma poi riprenderò facendolo 3 volte alla settimana. Mi preparerò delle sedute che un po' varieranno, tenendo però fissi sempre gli esercizi del plank classico e del ponte e anche del plank laterale, poi magari inserendo anche gli esercizi di plank in dinamica, eccetera. Ricordiamoci che nell'allenamento del core noi runner dobbiamo ricercare quello che è più specifico per i runner. È vero che io facevo anche i crunch, gli addominali, così un po' per farli lavorare in maniera diversa, però sicuramente quello che noi dobbiamo ricercare è quello che poi è la figura di quando corriamo, quindi un bel busto dritto, ok, che lasciate stare un po' il peso in avanti, però voglio dire la schiena, la parte lombare, dorsale, addominale che ci sostiene, i glutei che siano capaci di stabilizzarci sia dal punto di vista del busto che quando andiamo in appoggio, come gli adduttori e gli abduttori, e anche il fatto che è una cosa
molto importante quel ponte, ad esempio, si allena, ma non solo, allenando gli ischi oculari, glutei, ma anche la posizione, il fatto che il nostro bacino debba essere in avanti nella corsa, perché uno dei rischi, uno dei maggiori rischi che poi portano, scusate, una delle maggiori posizioni che poi portano infortuni nella corsa è il bacino arretrato, no? Il bacino arretrato che mi fa appoggiare di tallone, che mi fa lavorare la muscolatura come non dovrebbe lavorare e mi va a portare degli infortuni sulle ginocchia, e sulle anche e non solo. Quindi questi esercizi mi aiutano a tenere il bacino in avanti. Mi sono divertito, vi ringrazio se mi avete ascoltato fino a qui. Non so se ne trarrete qualche insegnamento. Voi che cosa fate con il core? Scrivetelo nei commenti, che sono molto molto curioso. Secondo me c'è ancora tanto da scoprire, da fare, e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!